Alma Mater è un quadro allegorico di 1200 metri quadri composto da una foresta di 140 altoparlanti da cui escono voci di nonne e donne da tutto il mondo, da Afghanistan alla Brianza, dalle donne Inuit, le eschimese canadese fino alle Filippine, per creare una Cappella Sistina di femminilità forte, arcaica, potente, ma anche molto intima e molto vicina alla comprensione di ciascuno. Insieme alla foresta del 140 altoparlanti, proiezione video che ho realizzato insieme a Uriella Dorella e Liliana Cosa, due grandissime toile meravigliose, un'installazione luminosa di Enzo Catelani e ovviamente con grande onore e un dialogo con il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, questa volta realizzato in terra contadina locale, lombarda, la Torba Scura. L'opera di Alma Mater propone un'esperienza totale, immersiva, e molto commovente secondo me, ma allo stesso tempo non è imponente, nel senso che non ti impone a un percorso piuttosto che l'altro. Ovunque cammini avrai un'altra percezione, si può sedere, si può sdraiare, si può passare delle ore o venire per 5 minuti. L'esperienza che un bambino può accogliere qualcosa, e un intenditore d'arte un'altra, in cui ciascuno trova se stesso. Alma Mater è un percorso di 2 anni. C'era una collaborazione con decine di centri di ricerca da tutto il mondo in cui ho cercato queste voci molto potenti, molto intime, da cui a volte di registrazione di ore ho preso una parola, una frase, un frammento per poi creare questa cosa di composizione, perché il senso etimologico della parola comporre non è creare, è di mettere le cose insieme, come le merletaie, creare un nodo fra le cose per dare una nuova esperienza, una nuova sintesi. La nonna è la doppia madre e quindi già diventa un archetipo. Per me la femminilità, quando arriva a questo livello, arriva al suo apice, un apice di saggezza, di amore, cioè il tocco della nonna negli occhi del nipote è un tocco che forse quando lo perdiamo rendiamo conto che è un tocco unico, imperdibile, e che darà qualcosa di molto bello per tutta la nostra vita. È stato giusto un gesto ludico, il piacere di fare qualcosa senza fini commerciali, visto che la mia principale attività da anni ormai è appunto fare lampade, ma hanno sempre un fine. In questo caso l'incontro con Yuval e la sua, diciamo, tenacia nel volermi per questa installazione incredibile, e quindi ne è nata questa idea di avere questi dischi leggerissimi con un materiale proprio zero, con l'oro e questo LED, un watt, in modo che potesse fare questa onda di luce, questo respiro di movimento e di luce, e il gioco è stato bellissimo. La luce per eccellenza è la natura. L'uomo ha solo cercato di scimmiottare, per cui diciamo che adesso poi con la tecnologia LED si cerca sempre di avvicinare la tonalità luce alla tonalità del sole, quindi della natura. E quindi comunque la logica di questi dischi d'oro con una luce di rinfrazione dava anche proprio il senso di una luce indiretta, senza voler essere forte, ma lasciando queste penombre, questi momenti di movimento, di chiaro, di scuro. Lo spazio è bellissimo, ma anche enorme.
per cui ero abituato a lavorare in spazi più piccoli. Ho fatto altre installazioni in giro per l'Europa, però uno spazio così grande, tutto sulle spalle della luce, per cui con questi micro LED dove la lampada non doveva esistere in certi punti, in altri punti invece doveva esserci la presenza, è stata una bella scommessa.